Ciao a tutti, come conquistare e farti cercare? Allora, riprendo questo discorso perché è importante quando una persona è coinvolta con te, comunque ti cerca. Ci sono persone che ti cercano di più e persone che ti cercano di meno, ma tutti quelli che sono coinvolti in qualche modo direttamente o indirettamente ti cercano. Le persone che ti cercano di più sono quelle che tendono a incarnare il ruolo del gatto che rincorre e hanno la tendenza a innamorarsi del topo che fugge, per cui paradossalmente più una persona ti cerca, meno disponibilità devi dare, perché devi incarnare, diciamo così, il ruolo di quello che scappa, che fugge. E questo è fondamentale perché se tu insegui troppo, ottieni l'effetto contrario, ottieni l'effetto di un allontanamento. Quindi dobbiamo sempre porci in maniera complementare, diciamo, se uno ti insegue, tu scappi, se uno scappa, tu butti l'esca e aspetti. Cioè, le persone che non ti cercano per testare se hai potenziale, questo si tratta semplicemente di un test, perché con le persone che cercano, che inseguono, istintivamente inseguono, il gioco è un po' più facile perché non devi fare niente, devi semplicemente aspettare e loro vanno ti dicono automaticamente quanto potenziale hai. Quindi intanto dovresti capire se si tratta di una persona che ha l'istinto di inseguire o l'istinto di non inseguire. Questo è fondamentale capirlo quando inizia la relazione. Adesso cercherò di dire come fare a scoprire con che tipo di persona hai a che fare. Se hai a che fare con una persona che tende distintivamente a inseguire, sai subito se hai potenziale o meno, perché se ti insegue significa che il potenziale ce l'hai, se non ti insegue significa che devi ricostruirti del potenziale. E quando una persona ha l'istinto di inseguire, se tu ti allontani, acquisisci ancora di più potenziale. È ovvio che questo allontanamento non deve essere un allontanamento, per così dire, definitivo. Devi sempre dare una giustificazione. Perché adesso andremo a capire anche che sono tre quelle parti che devi conquistare. In realtà, quando vedi una persona, quando incontri una persona, tu la vedi così unita, ma perlomeno ci sono tre parti al suo interno che devono in qualche modo essere soddisfatte. Spesso soddisfarle tutte e tre può diventare difficile perché ci sono delle situazioni inconciliabili, diciamo, no? Quindi bisogna dare, come si suol dire, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Allora, quindi, se una persona invece appartiene alla categoria di quelle che di loro iniziativa non è che inseguono tanto, che hanno bisogno di uno stimolo per farsi sentire, tu devi testare se hai potenziale mandando un messaggio, facendo una chiamata. Ci sono diversi sistemi, puoi mandare un semplice messaggio, puoi fare una chiamata magari sapendo, diciamo, è meglio fare una chiamata in un'ora in cui sai che non ti può rispondere, però così lasci un segnale e poi attendi, diciamo, che di essere richiamato. Quindi devi dare uno stimolo iniziale. Se, dato uno stimolo iniziale, la persona ti cerca, significa subito che hai potenziale. Se non ti cerca, significa che hai poco potenziale. Questo è, diciamo, il test iniziale che devi fare, ovviamente. O che puoi fare durante una relazione, no? Allora, come fare a capire intanto se hai a che fare con una persona che tende a inseguire o che di sua iniziativa insegue poco? Per capirlo puoi utilizzare tanti test a livello non verbale, questo puoi farlo già dall'inizio di una relazione. Le persone che tendono a inseguire, quindi che ricoprono questo ruolo di gatto che rincorre, normalmente sono logicamente attive e analogicamente passive, cioè sono persone che a parole fanno molto, ma nei fatti tendono a essere guidati. Quindi gradiscono, diciamo, analogicamente, tra virgolette, essere sottomessi o sottomesse. Questo puoi già capirlo dalla stretta di mano, se tendono a darla col palmo rivolto verso l'alto, vuol dire che appartengono, probabilmente appartengono a questa categoria.
Hanno altre caratteristiche, ad esempio, tendono a dare affetto prevalentemente, quindi quando ti abbracciano, se avviene un abbraccio, avviene in questo modo, cioè fanno un po' culetto, insomma, cioè nel senso che appoggiano la parte centrale ma tengono completamente staccato il bacino. E ci sono altre indicazioni a livello non verbale, quando vivono degli scarichi di tensione tendono a scaricare prevalentemente sul lato destro del corpo, in quanto tendono ad essere un po' autoattributivi, cioè attribuiscono a se stessi l'origine dei propri problemi fondamentalmente. Ecco, sono tutte indicazioni queste che ti fanno capire che si tratta di una persona che ha questa caratteristica di essere, diciamo, di inseguire, di voler inseguire e quindi occupare questo ruolo di gatto che rincorre. E invece, se vuoi capire, cioè le persone, diciamo, che hanno la caratteristica, diciamo, di inseguire meno, quindi che vanno stimolate un po' di più. Hanno le caratteristiche diverse, tendono a essere analogicamente attive, quindi decidono, però analogicamente passive, quindi tendono a parlare poco, sono persone che fanno più che parlare, durante, diciamo, l'abbraccio usano completamente il corpo, hanno tutta una serie di caratteristiche, se tendono a essere potremmo dire un po' dominanti, tendono a dare la mano col palmo rivolto verso il basso, tutta una serie di caratteristiche e attribuiscono agli altri la causa dei propri problemi, cioè tendono ad essere un po' eteroattributive. Ecco, queste sono tutte indicazioni, diciamo, che ci permettono di capire un attimino con chi abbiamo a che fare. Ma comunque, sia l'uno che l'altro, la differenza qual è? Che in un caso bisogna fare un leggero pressing in più, bisogna dare un po' più stimoli, per farsi inseguire, bisogna prima dare, insomma, e poi si riceverà. Negli altri si riceve, solo se non dai, ricevi, diciamo, questa è la differenza. Però dobbiamo tenere presente che entrambi, il primo di sua iniziativa, gli altri stimolati, se sono coinvolti, comunque ti cercano. Quindi, questo è il primo punto da tenere in considerazione. E come farti cercare? Bene, vanno stimolate le tre sfere dell'essere umano, ovviamente. Le tre sfere dell'essere umano sono quella istintuale, quella emotiva e quella logico-razionale. Qua un altro dato importante da capire è se la persona con la quale hai a che fare è una persona che è, diciamo, prevalentemente iperlogica o prevalentemente emotiva. Questo per capire che priorità dare alla parte logica. Ho già fatto altri video che vi suggerisco di andare a vedere sulle differenze, su come riconoscere le persone emotive dalle persone iperlogiche. Se hai a che fare con una persona iperlogica, devi comunque dare una forte, motivazione ad esempio alla relazione. Quindi devi fare vedere che esistono delle assonanze, esistono delle assonanze profonde, ad esempio, puoi utilizzare tutte le strategie di ricalco della PNL, soprattutto per quanto riguarda il ricalco dei valori delle credenze, perché una persona iperlogica, per fare un esempio, si mette con chi è simile, non con chi è diverso. Cioè, l'impiegato di banca iperlogico non uscirà mai con una ragazza, che ne so, figlia dei fiori, per fare un esempio. Mentre invece, se fosse emotiva, invece si aggancia più sulle differenze. L'impiegata di banca emotiva si innamorerà del figlio dei fiori, per fare un esempio, non dell'altro impiegato di banca, perché non gli dà emozioni. Quindi questo anche è fondamentale. Devo mostrarmi simile come valori, come credenze, come comportamento diverso. Beh, dipende se l'altra persona, quindi dici, i poli opposti si attraggono o i poli opposti si respingono. Dipende. I poli opposti possono attrarsi e possono respingersi a seconda della tipologia. Se hai a che fare con una persona emotiva, devi presentarti come polo opposto. Se hai a che fare con una persona iperlogica,
devi presentarti come polo omologo, diciamo così, come simile. E questo è fondamentale, quindi perché se fai con una persona per logica ti dimostri come simili, stessi valori, stesse credenze, eccetera, eccetera, dai prevalenza alla parte logica. E questo è basilare, perché, e viceversa, se hai a che fare con una persona emotiva devi dimostrarti il contrario, diverso, cioè se lei è trasgressiva ti dimostri istituzionale, se lei è istituzionale ti dimostri trasgressivo, devi andare a colmare la parte mancante, perché la parte emotiva, cioè delle persone emotive va proprio alla ricerca di questo, quindi questo l'atteggiamento da tenere è fondamentale, questo crea subito una forte empatia. Poi ci deve essere ovviamente una somministrazione di emozioni e qua devi andare a capire che tipo di turbamento vive la persona per capire quale comportamento adottare, quindi capire qual è la figura di riferimento per questa persona, se è una figura materna o se è una figura paterna. Questo è un altro dato importante, fondamentale. Le persone con figura di riferimento materna devi presentarti un po' problematico o problematica perché devi dargli la possibilità emotiva di fare da mamma universale, insomma, devi presentarti come quello problematico. Se invece è la figura di riferimento paterna, devi evitare di presentarti come problematico perché verresti scartato completamente. Quindi questo è fondamentale, capire appunto la figura di riferimento e questo lo capisci dalla comunicazione non verbale, ad esempio, cioè le persone con figura di riferimento materna sono più morbide, sono più accondiscendenti, diciamo, protettive, più materne, anche se sono uomini, e tendono ad esempio a esibire dei simboli che riportano come dire, al simbolo femminile universale, quindi ad esempio il Bruno Vespa della situazione, posizione delle mani in questo modo, oppure in questo modo, la carezza, l'accoglienza. E invece persone con riferimento paterno sono più rigide, sono più, non so, una volta c'era Lilli Gruber, un po' rigide nei movimenti, anche la gestualità è una gestualità più incisiva, penetrante, quindi capire questo è importante perché se tu capisci questo, vedi come presentarti, perché se la figura di riferimento è materna e tu cerchi di risolvere i problemi, verrai scartato. Questa è una cosa, perché spesso noi, dipende un po' dall'indole, però quando siamo coinvolti con una persona, cerchiamo di farci carico dei suoi problemi, farci carico delle situazioni che vive. Ecco, se hai a che fare con una persona con riferimento materno, devi assolutamente evitare di fare questo, perché se tu fai quello, verrai scartato, perché non darai possibilità alla sua parte emotiva di coinvolgersi, perché la parte emotiva di una persona con riferimento materno è proprio la necessità di fare le cose, diciamo, di farsi, potremmo dire, carico delle problematiche altrui, da fare la mamma universale, fondamentalmente. Ecco, queste sono le, diciamo, da un punto di vista emotivo, le indicazioni principali su come interagire. Poi c'è ovviamente la parte istintuale, che invece è quella che riguarda più l'erotismo, la passionalità. Anche qua ovviamente sono delle parti che sono frammiste, sovrapposte, per cui è importante qua anche capire, ad esempio, ritornando al discorso di prima, se una persona tende a inseguire o quelle che invece non tende tanto a inseguire. Perché, e quindi facendo riferimento a quello che ho detto prima, perché le prime si innamorano desiderando di fare l'amore, le seconde si innamorano di più facendolo. Quindi anche la gestione della sessualità, quanto fa a livello quantitativo, quanto farlo è importante. Chi tende a inseguire di suo, faglielo fare meno di quanto desidera e si coinvolge di più. Agli altri, faglielo fare in abbondanza, insomma. Quindi anche il sesso ha questa caratteristica. Poi, sempre a livello sessuale, è importante soddisfare, andare a incarnare più che soddisfare
le fantasie e i feticismi, quindi anche qua indirettamente bisognerebbe cercare di capire quali sono e se una persona si apre, tenderà a parlare di qualcosa in questo modo. Quindi è molto importante cercare di capire, può avvenire nel corso, diciamo, anche del tempo, capire quali sono le fantasie non completamente soddisfatte, non perché devi soddisfargliele, ma perché devi amplificargliele e farti vedere come possibile erogatore o erogatrice. Anche qua ho fatto dei video in merito a questo, ci sono delle fantasie comuni per gli uomini e per le donne, quindi che uno può andare a testare per capire. Negli uomini può essere più prevalente un aspetto feticista che rispetto alle donne, ad esempio. E ci sono delle modalità per capire, insomma, in modo tale da andare a soddisfare anche questa parte. Ecco, agendo in questo modo, quindi su tutte e tre le sfere esistenziale dell'essere umano, cognitivo, razionale, emotivo e istintuale, avrai la possibilità di coinvolgere e quindi poi di farti cercare di fatto, tenendo presente quello che ho detto prima, che in alcuni casi va dato stimolo. Se una persona non ti cerca, vuol dire che devi fare tutto un loop, diciamo, di somministrazione di tensioni emotive, come ho detto adesso, in modo tale da avere sempre poi la verifica per capire quando una persona è coinvolta. Ecco, quando una persona è coinvolta e ti insegue in qualche modo, allora è il momento di dare una gratificazione logica, cioè fare ogni tanto qualcosa che quella persona ti chiede. In questo modo è un po' come dire al cavallo che gli hai fatto fare il salto, gli dai lo zuccherino, ma lo zuccherino va dato dopo, non prima, perché se gratifichi il cavallo prima di saltare l'ostacolo, questo non salterà mai. Quindi la gratificazione logico-razionale va sempre data dopo che la persona si è posta a complementare una tua esigenza. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché potete vincere delle sessioni gratuite di coaching emozionale con me. Quindi iscrivetevi al canale. Saluto tutte le persone che si sono collegate, Lucia, Paola, Patrizia, insomma, delle altre, tutte quelle persone che sono collegate, Massimo, eccetera, eccetera. A presto.